secoli dei secoli. Guarda il volto del tuo sacrato.
mi sapevano secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, trovarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduti in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io ammucciamo e ci hai trovato». Ed egli rispose loro: «Perché mi ci hai trovato? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro bene a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, pietà e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Amen. Maria Giuseppe, vedete poi, di Gesù adolescente, lo diciamo.
formato, ecco, Gesù nella sua umanità in tutti quegli anni, se non mi sfuggito. Allora, come dicevo, è importante, perché vedete, ci dice il senso della celebrazione. Che cosa chiedere oggi al Signore, ecco, in questa solennità, in questa festa? Certo, siccome è della famiglia di Gesù, la prima cosa è la preghiera che è evidente per le nostre famiglie, questo è chiaro, perché prendono sempre di più il senso delle cose, ma poi anche prendo dalla preghiera che diremo alla fine della preghiera di fedeli, dice così questa preghiera: Signore Gesù, tu hai voluto nascere e condividere i sentimenti. E poi la prima cosa, ecco, nasce certo l'umanità, ma non è un'umanità semplice quella di Gesù, è un'umanità che condivide i sentimenti, e noi poi lo vedremo. Tutti gli atteggiamenti di Gesù nel Vangelo, questo accostarsi, questo farsi prossimo, sì, uno dice, beh, certo, è Dio, ma è l'umanità che si approccia a questo, ma questo non è imparato Gesù. Ecco, allora la prima cosa che noi dobbiamo chiedere al Signore davvero in questa celebrazione, sempre aiutarci sempre a far sì che non ci sia mai una chiusura dentro di noi, ma ci sia davvero questa condizione di sentimenti. E quali sono? Il calore e gli affetti, dice, di una famiglia. Il calore, tante volte oggi si sentono, quando si sentono certe situazioni, certe cose che capitano, ci viene da dire, è dire che è un uomo disumano, ecco, ha perso umanità, ha perso tutto, è un uomo senza affetti, no? Incapace di, si dice, certo, è vero. Perché quando viene a mancare questo accompagnamento, io parlo anche della vita spirituale, ecco, la presenza del Signore, diventiamo poveri di questo, ecco, diventiamo poveri di calore e di affetto, ecco, ci rigidiamo, siamo freddi, ecco, allora lasciarci accompagnare come Gesù, che si è lasciato accompagnare dai suoi genitori, ecco, lasciarci accompagnare da Lui nella vita spirituale, perché diventa quel calore, quell'affetto umano, che ci aiuti davvero a condividere questo con gli altri. Cioè, non solo nelle nostre famiglie, ma nella famiglia che è anche la nostra comunità. Ecco, chiediamo allora al Signore questa grazia, certamente una preghiera ai genitori che hanno questo compito così importante di educare dei figli, ecco, per cui l'educazione, ecco, la comunità, ecco, preghiamo per loro, ecco, perché prendono sempre più consapevolezza del ruolo che hanno. Formeranno delle persone, stanno formando delle persone. Ecco, per cui chiediamo la grazia per loro e anche per ciascuno di noi, perché davvero ci lasciamo davvero accompagnare attraverso la parola di Dio dal Signore, che fa crescere in noi sentimenti calore. Thank you.
Preghiamo perché recuperi presto il ruolo e l'identità. Preghiamo dicendo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché non possiamo mancare al Signore le cose musicali. Che il Signore sia il tuo venire a stato di Dio nel nostro territorio, nei nostri bisogni, nelle nostre risorse. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché noi vedere della mia opera di Signore. Possiamo vedere che la pace di Dio che scende su di noi e ci permette di derogare come la terra, all'antico come speranza al popolo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il pubblico potere aprono una politica buona e corretta e valorizzo l'istituto della matrimonio e facciliti in questo tempo che il compito dei genitori, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la disponibilità di questa comunità conservano la fede e i buoni propositi per riuscire a onorare il tempo assunto dal sacramento dal matrimonio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, tu hai voluto nascere e condividere i sentimenti, il calore e gli affetti della famiglia umana. Dona unità e pace alle nostre famiglie e fa che si dimostrino sempre più accoglienti e solidali. Che vivi a regno con il Padre e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché mio il vostro sacrificio sia il mio Padre onnipotente. Accogli, Signore, questo sacrificio di salvezza e per intercessione della Vergine Madre di San Giuseppe fa che le nostre famiglie vivano nella tua amicizia, nella tua pace. Per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi, dona i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo al Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha reso. La nostra debolezza ti è assunta dal perdono. L'uomo mortale è innalzato di vita per te. Noi, uniti a te, comunione di mirabile, condividiamo la tua vita immortale. In questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo sostanti
corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. E io, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Grazie.
misericordioso, concedi la potenza, donaci di seguire gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove di questa vita siamo associati alla sua gloria di cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Domani, giorno dell'anno, attraverso le 17:30 con la preghiera del periodo di ringraziamento. Primo dell'anno, festa della solennità della Santa Madre di Dio, la Santa Messa alle ore 10:30, e il giorno dell'Epifania domenica, per cui sarà sempre una domenica. Il Signore sia con voi. Grazie. Benedica Dio.